Benvenuti, siamo con il professor Fabio Bocci, docente di didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma III. Benvenuto, professore. Grazie, grazie, grazie per l'invito. Un saluto a tutti e a tutti. Professor Bocci, la creatività è una delle abilità cognitive che ci differenzia dalle altre specie animali, ma è anche un fenomeno difficile da riconoscere e valutare. Come riconoscerla e quali sono le implicazioni a livello educativo legate alla creatività? Bella domanda per partire, mi sembra che entriamo subito nel vivo. Intanto aggiungerei qualcosa se sei d'accordo. Noi siamo in accordo che ci diamo del tu, quindi anche poi pubblicamente continuiamo a dialogare in questo modo che ci rende tutto più semplice. Non solo cognitiva, non solo cognitiva perché, come dire, riguarda l'intera personalità. E quindi anche la dimensione affettiva, socio-emotiva, quindi, ed è forse poi uno degli aspetti che spesso, come dire, a cui si fa meno riferimento. E beh, bisogna intanto cominciare a ragionare su che cosa è la creatività. Questo è un quesito che almeno dalla metà degli anni 50 del Novecento studiosi del calibro di Guilford, che è stato uno degli elaboratori della, no, teoria multifattoriale dell'intelligenza, ma anche altri studiosi come Cropley, Yamamoto, Torrance, no, tutto il filone statunitense, Anderson. In Italia ci sono state Andreani Dentici, che ha Calvi. Diciamo che c'è un momento storico in cui il tema della creatività è stato particolarmente indagato dalla ricerca ed ha degli andamenti un po', mi viene da dire, sinusoidali, cioè dei periodi emerge per poi tornare un po' così nel dimenticatoio. Beh, appunto, si è cercato di capire che cosa sia la creatività. Come la si possa intercettare, la si è cercata di definire anche nelle sue componenti, l'immaginazione, la fantasia, la capacità appunto di inventare. Mi viene da dire che è una componente fondamentale di ciascun essere umano, è qualcosa che ci appartiene, appartiene, no, come dicevano appunto anche gli esponenti della psicologia umanistica, che hanno in qualche modo dedicato grande attenzione, no? Appartiene al fatto di essere vivi. Penso ad esempio, tra gli altri, se ne è occupato Rogers, se ne è occupato Rollo May, Fromm. Insomma, la creatività è qualche cosa, no? È un bene prezioso, però, come appunto si diceva, è un po' difficile da anche no, identificare, da far emergere. Perché forse noi siamo legati all'idea che sia, come diceva Poincaré, creativo ciò che è nuovo, ciò che è utile e ciò che è bello, la componente estetica, no? Che su questo già si apre uno scenario di riflessione, che è unico universalmente o che è unico per quella persona, cioè che per la prima volta approda, sperimenta qualche cosa che è assolutamente di innovativo e quindi anche di creativo. E questo non è secondario, no? Perché se io ritengo che sia un atto creativo solo ciò che è effettivamente per l'umanità intera, qualcosa che scardina le tradizioni, i paradigmi, allora chiaramente sono pochi le persone creative, pochissime. Gardner nel suo libro Le intelligenze creative, no, ne aveva identificate inizialmente sette, i pionieri del pensiero moderno. E qualcuno parla infatti di creatività maggiore. Poi c'è quella delle persone comuni che non arrivano a modificare, a elaborare una teoria, eccetera, che è la creatività minore, la creatività di tutti i giorni,
E che forse questa è quella più difficile da identificare, no? Perché sono quei piccoli atti che sono effettivamente creativi per il singolo, ma magari per la valutazione che ne può fare un genitore, un insegnante, un educatore, un'educatrice, potrebbero non risultare tali. Quindi, più che dare una definizione, ecco, postulerei un po' anche la questione del perché talvolta abbiamo difficoltà a riconoscere atti creativi nelle persone, un po' perché appunto abbiamo difficoltà ancora a definirla questa creatività. È una parola come in una cosa che avevo scritto qualche anno fa, l'accostavo, no, alla parola poesia, e come diceva Zanzotto, rimanda a infinite nostalgie di significati. Ecco. Anche la parola creatività rimanda a infinite nostalgie di significati, può voler dire molte cose. E quindi questo implica anche una maggiore difficoltà a volte a identificarla negli atti che alunni, studentesse e studenti, se vogliamo circoscrivere il discorso alla scuola, possono agire, mettere in atto, manifestare. Ecco, lei accennava appunto al fatto della scuola, però spesso il modello educativo scolastico è basato su stimolazioni dalle quali ci si attende un determinato tipo di risposta, che è un modello basato sul pensiero convergente. Quando invece ci si confronta con studenti che hanno una spiccata personalità creativa e un pensiero divergente, si corre il rischio di soffocare questi aspetti per riportarli nello schema educativo adottato. Quanto è importante invece valorizzare il pensiero divergente e sviluppare la creatività? Anche questa è una gran bella domanda, grazie. In Italia è stato tradotto negli anni 70, nei primi anni 70, in realtà il libro era addirittura della fine degli anni 50, ed è un libro a cura di Anderson che è proprio centrato sulla creatività. E ci sono dentro, ecco, li avevo citati prima, saggi di autori importanti, c'è Rogers, c'è Fromm, insomma, un libro veramente molto, molto ancora oggi arricchente. E Anderson parte con un quesito: dice, nei bambini la creatività è un elemento universale, negli adulti è pressoché inesistente. Vado abbastanza a memoria. Dice, il problema è di comprendere che cosa è accaduto a questa universale immensa risorsa umana. E lo accosto a una riflessione che fa Ken Robinson, che è grande studioso sia dei sistemi formativi ma anche della creatività, no? È celebre il suo intervento al TED dedicato proprio alla creatività con questo titolo provocatorio, Ma la scuola uccide la creatività. Ecco, in un altro video che gira, che è fruibile su YouTube, che è Cambiare i paradigmi dell'educazione, lui cita uno studio di Land and Jarman che si intitola Breakpoint and Beyond. A un certo punto dice che questi due autori hanno compiuto una ricerca longitudinale, testando bambine e bambini all'età, diciamo, tra i 3 e i 5 anni, poi dopo altri 3 anni e poi dopo altri 3 anni ancora, e chiedendo loro i possibili usi di una spilla da balia. E Robinson dice che di solito le persone comuni, gli adulti, riescono a dare una ventina di risposte differenziate, cioè hanno a livello di produzione flessibile. Le bambine e i bambini arrivano fino a 200, molto piccoli, e lui dice addirittura che questo dato le accosta alle persone considerate particolarmente creative o divergenti, anche se poi su questo bisognerebbe poi fare anche un po' una differenziazione che non tutti sovrappongono creatività e divergenza, per alcuni sono due cose distinte, ma per ora rimaniamo su questo. E cosa accade? Che vengono ritestati dopo 3 anni e dopo 3 anni. Allora lui fa questa battuta, dice di solito quando si cresce ci si aspetta che si migliori, e invece questi bambini, bambine che poi sono diventate nel frattempo ragazze e ragazze, hanno peggiorato sistematicamente, cioè sono partite che davano tante risposte e sono arrivati che ne davano poche.
Dice, che cosa è accaduto? È accaduto che questi bambini sono accomunati da un'unica esperienza. Sono andati a scuola e a scuola gli hanno detto che la risposta è una sola ed è quella lì. E quindi ecco che Ken Robinson sembra confermare l'impressione che è insita nella domanda, ma è la scuola che genera il conformismo, cioè il fatto di proporre uno stimolo di attendersi una sola risposta genera creatività? Beh, su questo possiamo avere qualche dubbio che non sia così. In realtà la creatività è la capacità appunto di dare n risposte differenziate a un unico stimolo. Ma se invece noi mettiamo uno o più stimoli, ma ci attendiamo un'unica risposta, ecco che abituiamo le persone a, come dire, in qualche modo a convergere, peraltro, verso la risposta socialmente attesa. Perché la scuola poi è culturalmente, istituzionalmente un punto di riferimento, per cui si tende a conformarsi. Per esempio, per avere riconoscimento, del successo formativo a quello che il sistema, chiede. E quindi questo è un quesito che noi come educatori, come genitori, insegnanti, dobbiamo porci. Quanto favoriamo e siamo in grado di accettare, dalle nostre allieve e allievi, ma anche dai nostri figli, risposte che divergono? Chiudo con un altro riferimento a un straordinario studioso pedagogista francese, Philippe Meyrier. Qualche anno fa ha scritto, ha pubblicato anche in italiano un libro che si intitola Frankenstein Educatore. E si pone questa domanda, no? Ma noi probabilmente successo. In realtà, se vogliamo veramente che le persone diventino se stesse, alla fine del percorso ci dovrebbero somigliare poco. Se veramente hanno, altrimenti diventa una sorta, no, di narciso che si specchia nell'acqua e si vuole vedere riflesso nell'allievo, nel figlio, eccetera. Ecco, ne approfitto per una battuta perché mi ha fatto ricordare la sua risposta, mi ha fatto ricordare quando Galimberti parlava del principio di non contraddizione degli oggetti a cui noi diamo un unico significato che non è presente nei bambini. E lui diceva inoltre che la rappresentazione artistica non può esserci se noi abbiamo un pensiero convergente perché è nella follia, quindi un dipinto, una realizzazione di un brano, creare un brano. Non può nascere all'interno di un pensiero convergente, perché altrimenti saremmo tutti conformati. È giusto questa interpretazione di Galimberti? Beh, allora, diciamo che da un punto di vista così anche un po' romantico, il rapporto tra creatività e follia è un po' non tipico, è abbastanza. Beh, certamente come dire, per poter creare qualche cosa di nuovo, io ripeto, nuovo per me non è solo in assoluto, ma anche nuovo perché è nuovo per la singola persona, perché in quel momento ha intuito qualche cosa che prima non era nella sua struttura gestaltica del pensiero, ha inventato un oggetto, anche se poi quell'oggetto già esiste, però è arrivato attraverso un percorso, quindi una creatività minore che è quella che poi ci interessa, perché è quella della quotidianità, è quella del rapporto con le studentesse e con gli studenti. Certamente più noi tendiamo a convergere, a farli convergere più gli spazi, anche interni, di permessi, si potrebbe dire in chiave psicologica, di autorizzazione a poter divergere, si riducono sensibilmente. Recupero una cosa che non ho detto prima, quando ho citato Anderson. Vygotsky, che è uno straordinario, studioso, purtroppo morto troppo presto perché avrebbe veramente potuto ulteriormente, ma già nel poco che ha vissuto è stato veramente fondamentale. Si è occupato sia di gioco che anche di creatività.
E Vygotsky naturalmente, nella sua prospettiva storico-culturale, modifica un po' la credenza che i bambini siano più creativi degli adulti, no? Perché lui dice che un adulto ha più materiali, ha più esperienza per poter, come dire, rielaborare le informazioni, le esperienze, eccetera. E allora la domanda, se noi coniughiamo Vygotsky con quello che dice Anderson, è proprio culturale il problema. Cioè, perché nonostante come adulti dovremmo avere a disposizione, abbiamo più risorse per essere creativi e tendiamo ad esserlo di meno, evidentemente socialmente siamo meno, no, rinforzati, uso sto termine comportamentista, però siamo meno spinti a divergere. Chiaramente l'espressività artistica è uno degli ambiti e naturalmente poi lì sì, come dire, addensano ulteriori sensibilità, eccetera, eccetera. Però questo è un aspetto importante, insomma. Ecco, diciamo, se vogliamo dare seguito a sviluppare questi tipi di pensieri, dobbiamo pensare anche all'ambiente di apprendimento. E oggi si pensa molto anche a creare ambienti di apprendimento attivo, ma per realizzare un ambiente di apprendimento attivo è necessario tener conto di diversi elementi, tra questi un valore importante è appunto la creatività. Ci aiuta a capire come si struttura un ambiente di apprendimento creativo. Messa così, allora, intanto noi abbiamo moltissime esperienze nella scuola. Io penso semplicemente al movimento di cooperazione educativa e penso a CEMEA, penso a tante insegnanti. Quindi in realtà non è che c'è da inventare, come dire, no, di sana pianta. Abbiamo una grandissima tradizione di pedagogia e didattica attiva, tra l'altro un altro elemento fondamentale, la comunitarietà, eccetera. E come si allestisce? Beh, intanto mi piace rispondere, visto che mi sono un po' agganciato al passato. Io ho avuto la grande fortuna, ma veramente la grande fortuna, di fare amicizia e di essere vicino al maestro Albino Bernardini negli ultimi anni della sua vita. Maestro Albino Bernardini è stato il maestro di Pietralata, no? Poi immortalato anche nella serie, nello sceneggiato televisivo, all'epoca si diceva così, della Rai, Un anno a Pietralata, no? Autore di questa una serie di libri, da cui uno dei più famosi è Diario di un maestro. Il Diario di un maestro è lo sceneggiato, Un anno a Pietralata è il libro. Io l'ho intervistato quando ci siamo conosciuti, ho realizzato un piccolo documentario e lui anche, no, ha inventato un po' le storie senza finale che i bambini dovevano continuare a elaborare, tanti altri espedienti. E lui un po' ha risposto a questa domanda. Io l'avevo fatta in un altro modo, cioè gli avevo detto, maestro, gli avevo chiesto se si poteva definire la buona e il buon maestro, cioè che caratteristiche doveva avere. E lui mi ha risposto in questo modo, cioè deve dare tutto per la scuola, deve mettere a disposizione tanti materiali, deve diversificare le attività, deve creare situazioni di coinvolgimento, di partecipazione, di scoperta, non dare mai tutto troppo per scontato, lasciare lo spazio appunto a chi apprende di apprendere. Quindi io non credo che noi dobbiamo immaginare qualche cosa di straordinario, che non esiste, no? Cioè, che cosa c'è di nuovo? In realtà non serve niente di eclatante, serve che, come dire, gli insegnanti, se parliamo di scuola in modo particolare, appunto, allestiscano ambienti di apprendimento, coinvolgenti che hanno nella dimensione ludica e che fanno della dimensione ludica un perno fondamentale dell'agire didattico, e su questo noi abbiamo veramente da attingere a pieni mani, basterebbe leggere Gianni Rodari. La
l'amica Vanessa Roghi ha scritto un bellissimo libro, no? Lezioni di fantastica, proprio dedicato al lavoro di Gianni Rodari. Non a caso Albino Bernardini, che ho citato prima, invitava spesso a Pietralata Gianni Rodari perché erano amici, e peraltro Rodari ha scritto diverse introduzioni ai suoi libri. C'è anche assonanza Rodari, anche Munari, come dire, no? Chi vuole, chi è interessato a esplorare, e anche io penso a divertirsi, perché una didattica di questo genere è una didattica molto divertente, molto coinvolgente. Quindi penso che l'allestimento dell'ambiente del compito in chiave creativa sia possibile anche senza ricorrere a particolari espedienti, ma gli insegnanti io penso che lo sanno e anche lo fanno, insomma, o cercano di farlo nei vincoli della realtà scolastica che ciascuno vive. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei è uno studioso di creatività, ma è anche un docente universitario. Allora le chiedo, quale formazione è necessaria per lavorare correttamente in ambienti di apprendimenti creativi? Sono tutte domande semplicissime, tutte cose. Allora, qui rispondo e mi scuserete anche con un po' di autoreferenzialità, nel senso che io insegno scienze della formazione primaria, che è il corso di laurea che abilita, che forma maestre e maestri per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. E da qualche anno ho attivato un laboratorio di espressività creativa e sto, come dire, apprezzando, dal punto di vista del riconoscimento, che studentesse e studenti partecipano con grande entusiasmo e trovano spazi per, appunto, esplorare, inventare, perché è un laboratorio nel quale, cerco veramente di calare, anzi, non lo faccio nulla dall'alto, sono attività che condividiamo, inventiamo insieme, rielaboriamo. Beh, la formazione degli insegnanti dovrebbe essere una formazione significativa fatta nei contesti, poco, come dire, calata dall'alto, nel rispetto naturalmente dei principi, delle teorie pedagogiche e anche delle disciplinari, ci mancherebbe altro, perché poi come dire, va calato tutto nei saperi disciplinari, nelle didattiche disciplinari che dovremmo tutti imparare a mettere come dire, in dialogo con le metodologie didattiche, le procedure docimologiche, insomma, dovremmo lavorare più di concerto. E, quindi una formazione è un po' meno statica di quella che a volte facciamo tutti, perché questa è una critica che se dobbiamo farla la dobbiamo fare tutti quanti a noi stessi. Poco legata a pratiche standardizzate. Su questo dovremmo fare anche un po' una rivoluzione degli spazi. Dove si fa la formazione, dei tempi in cui e con cui si fa la formazione. Faccio una battuta, no? Noi abbiamo bellissime aule universitarie, a volte veramente molto belle, storiche, con noi questi banchi, però rigidi, fissi, con i posti molto. È difficile, per esempio, lì fare sperimentare, no? Dico una, l'apprendimento cooperativo, no? Cioè, bisognerebbe avere anche delle strutture che sono molto flessibili, che possano accogliere una lezione che va preservata, ci mancherebbe altro, ex cattedra, come si dice, ma anche trasformarsi in uno spazio che può lasciare, no, adito a sperimentare laboratorialmente delle pratiche e delle strategie. Ecco, forse su questo ancora dobbiamo lavorare un po', tutti a livello dei saperi disciplinari, degli studiosi delle aree disciplinari, ma anche chi si occupa di aspetti metodologico-didattici e pedagogici. Grazie, professor Bocci, per essere stato con noi.
Grazie a voi e alla prossima occasione, al prossimo invito, spero. Grazie.